Cosa rimane di inesplorato in un mondo in cui tutto viaggia alla velocità del post con più like o il video con più visualizzazioni? Io e Francesco stavolta ci siamo armati di libri e cartine per avventurarci in una delle valli più desolate delle Dolomiti di Brenta. L'unico sentiero esistente con accesso dalla Val d'Alcone è stato dismesso 15 anni fa e lungo tutto il tracciato non avremo né acqua né punti di appoggio. Benvenuti nel sottogruppo del Vallon. Bene, prima scoperta della nostra esplorazione pionieristica nel gruppo del Vallon è questa roccia nel letto del fiume che sembra tipo un dipinto preistorico piena di fossili. Fa stra impressione, adesso ve la faccio vedere. Non dobbiamo dimenticarci che 250.000 anni fa comunque le Dolomiti erano sotto il mare. Assurdo, eh? Assurdo. Procediamo. Lungo il percorso abbiamo trovato le stelle alpine, ma bellissime. Incredibile. La prova che non ci passa nessuno di qua, niente. Primi 1100 metri di dislivello fatti, adesso ci fermiamo a mangiare qualcosa perché c'è un sacco umido, quindi stiamo sudando come dei disgraziati e vi spieghiamo un po' anche quello che abbiamo studiato e dove siamo esattamente. Adesso ci troviamo in corrispondenza della busa del vallone inferiore. Questa qua sotto, poi dovremo salire tutto lì e qua dietro c'è la busa del vallone superiore. Destinazione non la sappiamo, noi stiamo andando a caso. Oggi abbiamo deciso che partiamo, andiamo dove ci porta il cuore, verso l'infinito e oltre, come dice Buzz. Quando avremo voglia ci fermiamo oppure torniamo. L'obiettivo è non perdersi. L'obiettivo è non perdersi e non essere mangiati dagli orsi, soprattutto. No, siamo fuori pericolo. No, adesso siamo fuori pericolo, dai. Però facciamo proprio come i vecchi tempi. Cartina alla mano, si va. Ogni tanto è bello fare escursioni anche così. Dovremmo arrivare alla busa del vallone superiore. E là. E poi, tutto a sinistra, passo dal vallone. Quella in prima era la busa a fonda. E la forcella qua al passo? Passo di forno. Insomma. Meno male che ci sono le cartine. Anche è vero, sennò ciao. Thank you.
abbiamo raggiunto la busa superiore del vallone. Prossimo step per ora sarà il passo del vallone a quota circa 2,7 ed è più o meno avanti in questa direzione. Buon pranzo fatto, direzione passo del vallone. Bene, siamo in procinto di arrivare al passo del vallon occidentale. A destra ce n'è un altro che si chiama passo del vallon orientale. Noi puntiamo a quello occidentale perché c'è una cima, abbiamo visto sulla cartina, che si chiama Croz delle Selvate, che perché no, siamo qua, sarebbe interessante fare. Mamma mia, è un ambiente che mette addosso una solitudine incredibile, in senso positivo, non in senso negativo. Fa proprio sentire lontano dalla civiltà, e quando uno va in montagna, perlomeno io, cerca proprio questo. E quello là è il rifugio dei 12 apostoli. Bene, siamo arrivati al posto del vallone occidentale, ci riposiamo un attimino e poi faremo la cima Croz delle Selvate. Arrivati in una cima che probabilmente negli ultimi 10 anni abbiamo fatto solo noi. Croz delle Selvate. Esatto. 2008-98. 2008-98, esatto. E davanti a noi cima Vallon, quella che dà il nome a questo sottogruppo del Brenta. Un libro di vetta un po' singolare. Incredibile. Noi purtroppo non abbiamo ancora viro, quindi attaccherò un mio adesivo dietro per segnare che comunque siamo passati di qua anche noi.
Siamo corsi giù dalla cima perché il tempo si stava un po' guastando, ma grazie a Dio ora sembra essere un po' migliorato, quindi ci godiamo il tramonto o quello che ne resta e poi decideremo un luogo dove cenare e, perché no, un luogo dove dormire. Mamma mia, quegli affari, che schifo. Caldo, buono. Buono. Quindi, questa salita pionieristica al Vallon, ti è piaciuta o no? Sì, è andata da Dio. Cioè, un posto veramente speciale, speciale. E poi per una volta è stato bello affrontare un posto senza documentarsi sempre su internet, chiedendo a gente. Ci siamo arrangiati noi. Abbiamo fatto tutto noi. Da soli. Noi. Sì, noi. Io. Tu? Noi. No, dai. Senza di me. Vabbè. Va bene stavolta. Diamo a Cesare quel che di Cesare. Non mangerò mai quella roba lì. L'avrei già mangiato. Mangiavo i risini scotti, che sicuramente erano molto buoni quella roba lì. Più tempo, però. Che è vero, i primi video con riso scotti. Ci sta meglio, eh? Di questo sì. No, ma... meglio perché è caldo, non perché sai che è buono. Non è bastata, quindi sì, dobbiamo buono. Farne un'altra per forza. Buono questo, questo è buono, questo è buono. Patate, formaggio, funghi, non sbagli mai, 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 mai. Bene, adesso troviamo un posto dove dormire qua perché è abbastanza tardi, di certo non torniamo giù con le frontali. GoPro fuori come al solito e noi ci vediamo domani mattina per l'alba, che speriamo sia meglio al tramonto. Buonanotte! Buongiorno. Com'è stato dormire nella pancia del Vallon? Esperienza unica. Comunque siamo le prime persone che ci hanno dormito, sicuro. Penso anch'io. Sicuro. Bello, bello, bello. Non c'era un rumore? Niente. Ah, zero. Bene, purtroppo è arrivato il momento in cui dobbiamo abbandonare questo meraviglioso luogo incontaminato. Ripercorreremo lo stesso sentiero di ieri per ritornare giù al rifugio Chedina e poi andremo in un posto che Francesco dice è il top per pranzo. Vedremo se ha ragione. Posto top. Merita? Merita un sacco. Mi fido. Ciecamente.
dopo il vallone portiamo il signorino, il principino, a mangiare anche in un bel posto, no? Principino. Principino. Al ballone. Al ballone. È una bella sensazione quella di aver raggiunto un luogo perché l'hai pensato, desiderato, studiato e non perché hai visto una foto su Instagram o un video su YouTube. In un'epoca in cui si rincorre incessantemente il luogo più noto, l'arrangiarsi coi propri mezzi senza sapere di preciso quale sia la meta, ha un valore inestimabile. Non dimenticheremo facilmente questa valle desolata e solitaria e credo che talvolta la montagna debba essere presa ed apprezzata per ciò che è, senza impianti, rifugi o bivacchi. Perché alla fine tutto ciò che è ignoto lo si immagina pieno di meraviglie. E così è stato.